Quante volte vi è capitato di dover stampare un elmo per giorni interi per poi avere un risultato del genere? Ebbene, oggi vi mostrerò un paio di trucchetti, alcuni semplici, alcuni a pagamento, per poter scalare al meglio i vostri file 3D, che siano elmi, armature o qualsiasi altra cosa. Quindi, senza perdere altro tempo, sigla! Diciamoci la verità, una delle cose più difficili di quando vogliamo stampare un elmo, un'armatura o qualsiasi cosa sia è renderla indossabile. Quante volte e quanto filamento abbiamo e ho sprecato all'inizio cercando di stampare elmi che potessero essere indossati? Molte volte, anche dopo anni di esperienza, può sempre capitare un inconveniente del genere. Magari dovuto a una forma strana dell'elmo nella parte interna, o semplicemente perché abbiamo sbagliato a prendere le misure. Quindi oggi andiamo a vedere come scalare un elmo in diversi metodi, qualcosa di completamente gratuito. Andremo a utilizzare uno scanner 3D per prendere la scansione della nostra testa, o ancora meglio, utilizzare dei programmi specifici, in modo che la prossima volta, da una cosa del genere, avremo una cosa del genere. Il primo strumento che andremo a vedere oggi è questo caliper. Questo è un caliper che si può stampare completamente in 3D. Questo in effetti è stato stampato in 3D circa 2 anni fa. Il file e la guida su come è realizzato l'ho presa dal video di Uncle Jesse. Se ci riesco vi linko da qualche parte qui o qui in descrizione il video. Altrimenti andate a cercare, vi posterò il link qui sotto in descrizione. Come funziona questo? Questo è molto semplice e molto basilare. Una volta stampato in due parti, le andate a unire qui a incastro. Dopodiché, con questo strumento, vi andate a prendere la misura della testa dalla tempia alla tempia, che è la parte più larga, in questa maniera. Una volta presa la misura della testa, andiamo a misurare la distanza da questi due punti e avremo la distanza in larghezza della nostra testa. Cosicché, una volta aperto il nostro file in 3D su 3D Builder o Mesh Mixer, come andrete a vedere adesso, possiamo andare a prendere le misure e a controllare appunto la distanza. Una volta aperto il file su 3D Builder, ad esempio, possiamo semplicemente andare a selezionare l'opzione di misurazione e andare a prendere la misura delle nostre tempie. Possiamo scegliere più punti diversi in base a dove abbiamo preso le misure con il nostro caliper per avere una misurazione il più possibile accurata. Un altro sistema molto preciso invece è l'utilizzo del vostro cellulare iPhone o qualsiasi cellulare di nuova generazione che permetta di fare uno scanner 3D della vostra testa. Al momento della registrazione, purtroppo, l'applicazione che ho utilizzato io per registrare questa testa che vedete adesso nel video non è più disponibile. Non so cosa sia successo e non ne ho avuto modo di provare altre. Comunque, se voi cercate scanner 3D sul vostro iPhone o sul vostro Android, usciranno diverse applicazioni, qualcuna gratuita, qualcuna a pagamento. Questa qui nello specifico era gratuita, ma si pagava l'esportazione per ogni singolo file, mi pare di 1-2 euro. Considerando che basta fare una sola scansione, vale la pena secondo me. Io ho fatto una scansione 3D della mia testa, dopodiché l'ho esportata come STL e dopodiché, importandola su 3D Builder, posso avere un'idea approssimativa della misura della mia testa. Cosicché, mettendoci un elmo sopra, posso vedere se va a toccare più o meno una superficie. Considerate che il vostro scanner, questo del cellulare, non sarà mai preciso al 100%, quindi vi consiglio, dopo aver scansionato la vostra testa, di farvi un fit rings per vedere effettivamente le proporzioni. Ad esempio, nel mio caso, ho dovuto ingrandire la testa del 102% per renderla più adatta e più verosimilmente compatibile con la circonferenza della mia testa. Essendo uno scanner gratuito, non sarà mai accurato al millimetro. Quindi in questo caso un fit ring può sicuramente aiutarvi a prendere la misura corretta. Una volta scalata, potete tranquillamente metterci sopra qualsiasi elmo e avere una rappresentazione molto fedele della vostra misura. E visto che in parecchi mi avete chiesto cos'è questo fit ring e comunque come viene fatto,
Questo ad esempio è un elmo di Batman, soltanto la parte posteriore, la parte superiore dell'elmo. Quando l'ho stampato era leggermente grande, questo perché comunque era una commissione, era un prototipo, era una commissione per un cliente. Quando dovete stampare un elmo vi conviene sempre prendere prima una sezione dell'elmo, tagliarla per avere una cosa del genere, così che potete stamparla anche in qualità RAW. Questo è stampato a quello nozzle da 0,4 ma a 0,2, 0,28, 0,4, 0,3, insomma molto alto come layer, molto veloce, perché tanto non ci interessa assolutamente la qualità. Serve semplicemente come misura per andarla a inserire, per vedere se poi quello che abbiamo scalato corrisponde e va bene per la nostra testa. Per fare una cosa del genere, semplicemente andiamo ad aprire il nostro file 3D su un qualsiasi slicer, che può essere Busa Slicer o Bamboo, Orca Slicer o Bamboo Slicer, e andiamo a sezionare l'elmo in maniera orizzontale, cercando di prendere la parte che è un pochino più ostica quando si va a indossare l'elmo. Quindi in questo caso la parte con il naso, la parte qui dello zigomo dell'occhio e delle orecchie, che sono le parti più sporgenti di un elmo. Andando a tagliare questa parte qui, come vedete qui ho preso il naso e la parte delle orecchie, è vero che qui è aperto, però comunque questa parte qui va a toccare sulle tempie. Queste sono le parti più ostiche, che sono le parti più sporgenti della nostra testa. Se riusciamo a indossarlo senza problemi vuol dire che l'elmo è scalato bene. Se invece risulta più stretto o troppo largo, possiamo andare a modificarlo, a stretchare leggermente il nostro file, ristamparci il nostro fit ring finché non siamo sicuri delle dimensioni. Detto questo, possiamo procedere alla stampa e il nostro elmo sarà sicuramente perfetto. L'ultimo metodo invece, che è quello che principalmente utilizzo io ogni volta, è attraverso l'utilizzo di un programma esterno a pagamento. Il programma si chiama ArmorSmith, vi lascio il link qui in descrizione. Si paga una volta e lo si utilizza per sempre, non è un abbonamento mensile o annuale per fortuna. Ed è un programma che secondo me, se avete intenzione di stampare cospe o armature, non soltanto elmi ma tutto quanto, è indispensabile. Con questo programma potete creare uno o più avatar. Una procedura guidata vi aiuta nella creazione dell'avatar, spiegandovi come prendere le vostre misure. Dopo che avete preso le vostre misure, potete semplicemente importare un qualsiasi file STL, anche diviso a pezzi nel caso fosse preparato ad hoc. Viene riassemblato per intero, lo andate a posizionare sopra la vostra parte interessata, quindi in questo caso sopra la nostra testa, e attraverso i vari valori potete allargarlo, stringerlo o anche stretcharlo e modificarlo fino a farlo adattare perfettamente alla vostra testa. Dopodiché, quando avete finito, potete semplicemente esportare o il file tutto insieme o, se era diviso in più parti, esportarlo in singole parti così come il file originale, ma con le vostre modifiche già apportate alle dimensioni, così che poi potete semplicemente aprirlo il vostro slicer, stamparlo ed essere sicuri che è già pronto per l'uso. E ora un piccolo suggerimento, un piccolo trucco per sistemare un elmo comunque finito come questo, dove non riuscite a indossarlo per veramente un poco. In questo caso possiamo utilizzare uno strumento del genere. Questa è una pistola a caldo che serve per utilizzare quando vai a modificare il foam, per dargli la forma che più volete. Dietro un indicatore di temperatura. Se voi andate a scaldare la parte interessata nella parte interna, non esternamente, attenti, rovinate la pittura e tutta la texture, potete un minimo, non troppo ovviamente, allargarlo e stretcharlo cercando di farlo adattare alla vostra testa. Ecco, ora che l'abbiamo ammorbidito un pochettino, l'abbiamo sagomato, appena si raffredda, che diventa di nuovo duro, possiamo indossarlo. Ok, perfetto, il video di oggi finisce qui. Vi ho detto che era un video abbastanza corto su dei piccoli suggerimenti e aiuti per poter scalare al meglio i vostri elmi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se vi piace questo nuovo format un po' più corto dei normali tutorial, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e soprattutto se vi è piaciuto fatemelo sapere iscrivendovi al canale, mettete un bel mi piace e attivate la campanellina, anche perché arriveranno altri video a breve, altri piccoli tutorial e altri piccoli lavori che sto facendo in questo momento, e spero a breve anche la mia prima recensione della nuova Anycubic Cobra Max 2, non appena mi viene spedito il modello da testare.
Quindi mi raccomando, rimanete connessi e ci vediamo alla prossima. Ciao!